Nel 1786 la Toscana è stata la prima regione al mondo ad abolire la pena di morte, una pena di morte che purtroppo ancora oggi metà degli stati al mondo applicano, e la Toscana è sempre stata e sempre sarà terra di diritti, una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Ecco perché ogni anno abbiamo deciso, dal momento in cui sono diventato Presidente del Consiglio regionale, di legarla a un fatto di attualità. Insieme all'Ufficio di Presidenza quest'anno abbiamo deciso di porre l'attenzione sul tema della libertà di espressione. Così il Presidente del Consiglio regionale introduce la Festa della Toscana, 23esima edizione, appuntamento il 30 novembre, giorno in cui si ricorda l'abolizione da parte del Granducato di Toscana, primo Stato al mondo, della pena di morte. La mattina il Consiglio regionale solenne con due ospiti di eccezione, Maria Chiara Carrozza, Presidente del CNR, e Federica Angeli, giornalista del quotidiano Repubblica, che per le sue inchieste sulla criminalità organizzata vive sotto scorta. Poi il corteo con i sindaci sino in Piazza della Signoria a Firenze. La sera invece appendice a Cascina, alla Città del Teatro. Teatro che ha una vocazione ad affrontare i temi dei diritti, della socialità, dell'inclusione. Insomma, è un teatro che chiama un po' quello che è il tema della Festa della Toscana. Numerosi ospiti per parlare di voci di libertà, da Gaia Nanni a Ginevra Di Marco, da Giovanni Truppi a Vasco Brondi. Percorso di parole e canzoni attorno al tema della libertà. Ci sarà una pagina iraniana a cui tengo moltissimo, passeremo dal Sud America, ritorniamo nella Toscana e uno dice: com'è possibile tutto questo? Beh, quando si parla di libertà forse è possibile, perché le frontiere diventano davvero accoglienti, i confini si fanno più labili. Alla conferenza stampa di presentazione della Festa della Toscana a Palazzo del Pegaso, presenti i membri dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale. Dobbiamo essere orgogliosi di essere toscani, proprio perché siamo all'avanguardia sul piano dei diritti, lo siamo sempre stati. Ecco perché è veramente attuale ricordare questo e dare concretezza citando l'articolo 21 della Costituzione, la libertà di espressione del pensiero. In un momento in cui ci sono purtroppo ancora ingiustizie, soprusi, violenze, dobbiamo affermare con forza la libertà di esprimere il nostro pensiero. Lasciatemi dire che sono contento di aver dato il mio contributo ancora una volta per quanto riguarda l'identità della Toscana, perché quel gesto della spilla del Pegaso, ecco, è un gesto che dà forza alla nostra identità, che ci lega. Questo è veramente importante per ricordare tutti insieme la nostra Toscana, così come per illuminare le facciate dei palazzi, dare luce in un momento in cui purtroppo c'è qualche ombra di troppo. È un appuntamento importante, la nostra festa è la festa dei toscani, di una terra che fonda la propria natura, la propria storia, le proprie radici sulla tolleranza, sui diritti, sulla possibilità di concedere agli altri le espressioni massime della libertà. E questo è un momento, a mio avviso, anche a livello internazionale molto importante. Il mio pensiero va alle donne in Iran e a tante persone, tanti giovani che vedo in queste ore manifestare per la propria libertà, per i propri diritti, e pensare che in questo momento a livello internazionale non si sta muovendo granché, credo che passi sia importante che dalla Toscana parta un messaggio straordinario di vicinanza alle donne dell'Iran, a tutti i ragazzi che provano al loro interno a fare una rivoluzione culturale. La nostra è una terra di diritti, di solidarietà, che dal 1786 ovviamente ha prodotto un elemento di grandissima innovazione, e per questo noi dobbiamo innovare nei diritti ed essere aperti al mondo, essere una terra che è in grado di cambiare le dinamiche dei processi di tolleranza, di libertà, e credo che la Toscana, quando ricorda se stessa e la propria storia, dà un segnale al mondo. Il fatto che la Regione Toscana, che il Consiglio regionale della Toscana, si interroghi e dedichi la propria festa a questo tema è secondo me una bellissima notizia, è una bellissima cosa che deve spronarci ad affrontare la libertà di espressione rispetto ai tempi moderni a tutto tondo, rispetto al contesto nazionale, rispetto al contesto internazionale, e farsi il Consiglio regionale come portavoce di questa istanza. Sono tante le istanze, le attività sulle quali il Consiglio regionale si muove, sicuramente questo deve essere uno di quelli.
da un punto di vista anche di arrivare in maniera più profonda possibile in tutti i territori. Anche da un punto di vista di libertà di espressione non ci possono essere differenze a seconda del territorio a cui ci si riferisce. Nelle aree montane, nelle aree interne, nelle aree rurali, nelle campagne ci deve essere la stessa possibilità che c'è in centro a Firenze, a Pisa, a Livorno o a Prato, e anche su questo la differente infrastruttura digitale e tecnologica deve essere messa al centro di questo dibattito, perché evidentemente se c'è una capacità differente tra le aree della Toscana di poter entrare nella sfera tecnologica e digitale, quella libertà di espressione in un certo senso può essere messa a rischio. Ci importava dare un messaggio di un lavoro che la Commissione vorremmo continuasse a fare non in maniera episodica, cioè accanto al lavoro in Commissione, nel Palazzo, accanto all'analisi dei dati, le audizioni che facciamo costantemente al lavoro ordinario, per fare il lavoro di indirizzo, controllo e anche legislativo e programmatorio, andare nei luoghi dove si organizza la sanità, incontrare i professionisti, lo riteniamo sia assolutamente essenziale. Una delegazione della Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana ha fatto visita martedì 15 novembre all'ospedale della Misericordia di Grosseto e Sant'Andrea di Massamarittima. Un incontro questo, come detto dal presidente della terza commissione Sostegni, che porta come primario obiettivo quello di toccare con mano il vero stato di salute di tutti i nostri presidi sanitari regionali. Per questo, continua il presidente, abbiamo iniziato una serie di incontri in presenza proprio per non lasciare un lavoro intenso di analisi di dati e di audizioni senza una reale percezione della situazione che tutti i nostri professionisti della salute oggi stanno vivendo. E qui a Grosseto si confermano due elementi importanti: l'importanza degli investimenti, dove si è investito in strutture, in tecnologia, vediamo la differenza, abbiamo visto il laboratorio, abbiamo visto il padiglione nuovo, sono assolutamente fondamentali, e poi l'importanza dei professionisti, dove ci sono professionisti validi, capaci, motivati, che riescano a tirare anche ulteriori professionisti sul territorio, noi abbiamo una sanità d'eccellenza. Poi dall'incontro con i professionisti, migliorare l'SPDC, garantire ulteriori investimenti sul territorio di Grosseto, altri aspetti sulla parte di organizzazione territoriale, mi pare ci siano importanti azioni sulla quale poter lavorare, però insomma ecco, il quadro mi pare sia davvero un quadro importante e confortante. Quindi, come detto, martedì 15 novembre è stato dato il via a questo lavoro in presenza, lavoro che proseguirà toccando molti altri presidi sanitari. Noi vogliamo fare il giro di tutti gli ospedali almeno, e poi delle principali organizzazioni di casse di comunità, anche per monitorare poi come saranno implementate le future casse di comunità, le COT, gli ospedali di comunità. Noi abbiamo organizzato queste prime tre uscite, che sono appunto questa visita a Grosseto e Massamarittima, il 29 a Cisanello, e poi il 13 dicembre andremo a Santa Maria Nuova a Firenze, poi ricominceremo dopo la pausa natalizia. Penso che debba essere un lavoro ordinario della Commissione quello di stare sul territorio. Lavoro importante questo, sottolinea il vicepresidente Ulmi, che ci rende felici. Un passo importante, afferma, che comunque ci fa notare alcuni aspetti che meritano attenzione, come la carenza di professionisti, specie nelle aree periferiche. A partire da certe realtà abbiamo sicuramente persone molto importanti. Resta la carenza assoluta di personale. Speriamo che con il PNRR si riesca, oltre che a fare una costruzione fisica delle case di comunità, si possano mettere dentro anche le persone e i professionisti adeguati. Soddisfatto dell'incontro anche il direttore generale dell'ASL Sud-Est Antonio D'Urso, il quale ha sottolineato come Grosseto ha i suoi punti di forza nel pronto soccorso e la chirurgia, ma chiaramente, avendo un territorio esteso con densità di popolazione molto diversificata, presenta diverse criticità. Sicuramente la realtà sanitaria di Grosseto è importante. È chiaro che ci sono anche delle difficoltà legate al fatto che è un territorio esteso, con una popolazione che cambia nel corso dell'anno e con una densità di popolazione che è diversamente rappresentata sul territorio. Questo rende sicuramente più difficile, più complesso e ha bisogno di più risorse l'erogazione dei servizi sanitari. Non è la stessa cosa fare assistenza domiciliare in un contesto urbano rispetto a farlo in una zona come quella della Miata Grossetana o come quella delle Colline Metallifere. Nello specifico del calo degli specialisti, infine, afferma il direttore, è una problematica sentita più nelle realtà periferiche come Orbetello, Pitigliano, Massa
Marittima e Castelpiano. Tema nazionale, devo dire che l'ospedale di Grosseto in sé lo risente poco, lo sentono molto di più le realtà periferiche come Orbetello, Vitigliano, Massa Marittima e Castel del Piano, dove sicuramente la disponibilità degli specialisti è minore rispetto a quello di lavorare in un ospedale così qualificato e così importante come quello di Grosseto. L'ho voluto fortemente, lo abbiamo voluto fortemente per dire che la Toscana è e resterà dalla parte giusta della storia, quella della legalità, che combatterà con tutte le proprie forze le infiltrazioni criminali che purtroppo anche nella nostra regione ci sono in forma differenti rispetto ad altre regioni d'Italia. Un grazie a tutti coloro i quali faranno parte dell'osservatorio, in particolare a Don Andrea Bigalli che lo presiederà. Saremo sentinelle anche noi della lotta alla legalità, faremo la nostra parte insieme a tutte quelle associazioni, a tutti coloro i quali con impegno e dedizione lo fanno ormai da tanto tempo. In Regione Toscana si insedia la Commissione di Orientamento dell'Osservatorio della Legalità, organismo che avrà l'obiettivo di raccogliere informazioni sul progredire di un'eventuale presenza anche sotto forma di infiltrazioni delle organizzazioni malavitose sul territorio toscano e avanzare proposte per contrastare ogni forma di criminalità organizzata. A presiedere sarà Andrea Bigalli, che sarà affiancato dal Presidente del Consiglio Antonio Mazzeo e dai consiglieri regionali Jacopo Melio, Valentina Mercante e Luciana Bartolini, oltre a Salvatore Calleri, Gabriele Berni, Ilaria Santi, Liuba Ghidotti e Sara D'Ambrosio. È importante creare questi ambiti in cui interagisce la società civile attraverso la dimensione associativa, degli enti amministrativi, delle realtà anche di volta in volta saranno convocate, in modo che l'osservatorio stesso si orienti con le varie attività di ricerca, esplorazione del territorio, comprensione dei meccanismi dell'infiltrazione, dimensione del contrasto in quanto tale, con tutte le realtà appunto che in altri ambiti sociali lavorano su questa tematica. Quindi è quanto mai importante che questa commissione faccia un lavoro il più aperto possibile, il più attento possibile a tutte le voci molteplici che arrivano sul territorio a riguardo. Cercheremo tutti di contribuire in modo che la Toscana riesca veramente a combattere tutte queste mafie che ci abbiamo. Sono sempre giornate importanti e significative, avere diciamo il contatto diretto con la vita del carcere e comprendere sia le dinamiche di vita dei detenuti ma anche della polizia penitenziaria, quindi capire anche gli equilibri, le difficoltà, tutto ciò che potrebbe essere diciamo gestito in modo differente con una maggiore attenzione da parte dello Stato. I temi sono tantissimi, detenuti con problemi psichiatrici che oggi vivono in promiscuità, l'edilizia carceraria che è comunque sempre all'ordine del giorno, la necessità di potenziare l'organico della polizia penitenziaria. Quindi una serie di situazioni che naturalmente meriterebbero, e come cerchiamo di fare, dei costanti approfondimenti. La Commissione Affari Istituzionali continua il percorso di visita dei penitenziari della Toscana. Dopo la prima di Sollicciano a Firenze, come seconda tappa si è recata infatti agli istituti di Massa e Pontremoli. Impegno assunto dalla Commissione per toccare con mano e valutare le condizioni di vita all'interno delle diverse carceri. In particolare poi il Presidente Bugliani, a termine della visita insieme alla Vice Tozzi e ai consiglieri Casucci e Mercanti, ha sottolineato come Massa sia un vero modello per il sistema penitenziario italiano. Io credo che questi due istituti, in particolar modo l'istituto di Massa, siano un buon esempio a livello nazionale di come debba condursi la vita carceraria. Massa si è fatta apprezzare sin dalla sua istituzione come casa di reclusione nella quale c'è una possibilità concreta di riscatto da parte dei detenuti. Qui infatti si svolge un'intensa attività lavorativa che rifornisce di materiale necessario, come quello collegato appunto ai tessuti, tutti gli istituti di pena della nostra nazione. Qui la vita scorre in una quotidianità che è fatta di lavoro, di impegno, e si evitano molte di quelle conseguenze anche lesive sul piano della tutela psichica che invece si verificano in tante altre carceri della nostra regione e del nostro paese. Io credo che il modello di Massa possa diventare un modello vero per tutto il sistema penitenziario italiano, perché qui più che altrove si è in grado di valorizzare la funzione di prevenzione speciale della pena.